Per Milano il 7 dicembre è un giorno speciale. Si festeggia Sant'Ambrogio, il patrono della città, e il Teatro alla Scala inaugura la sua stagione, quest'anno con il Boris Godunov di Modest Mussorgsky. Perciò anche l'episodio di oggi è un episodio speciale dedicato alla musica, in particolare a una nuova serie podcast del Corriere della Sera con cadenza settimanale, di cui oggi vi facciamo ascoltare il primo episodio. Si intitola L'opera mia più bella, che è la frase con cui il grande compositore Giuseppe Verdi definì la residenza per cantanti e musicisti a fine carriera che lui stesso volle e fece costruire a Milano. Nel 150° anniversario della prima dell'Aida alla Scala, Marzio Mian e Nicola Scevola hanno prodotto una serie di 5 puntate con il patrocinio della Fondazione Cariplo e il supporto delle fondazioni Umberto Micheli e Arvedi Bruschini, in cui raccontano gli oltre 60 artisti anziani e i 13 giovani talenti che ci vivono. Il protagonista della prima puntata è Claudio Giombi, un baritono che da ragazzino faceva il portalettere a Trieste per poi diventare un cantante tra i più contesi dai grandi direttori del Novecento. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 7 dicembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Nel mio passato avevo dei poteri, non so come si possono dire, sciamanici, in cui entravo in trance e quindi tutti mi sfruttavano, i miei colleghi di canto, questo ero già cantante, già in carriera, per sapere dove avrebbero cantato, cosa avrebbero cantato. E cioè, chiaramente chiamavamo gli spiriti dei nostri beniamini, dei nostri maestri, no? Si cercava sempre di comunicare con Verdi, però stranamente Donizetti veniva, Bellini veniva, ma Verdi non veniva mai. E interveniva invece di Verdi la moglie di Verdi, la Giuseppina Strepponi, e parlava in dialetto triestino. E quando chiesi a Verdi se potevo parlare con lui, la Strepponi intervenne anche allora e mi dice: il mio Pepin mi disi che te sarà un giorno suo ospite. Un giorno suo ospite voleva dire che morirò presto. Dopo dimenticai la cosa e mi accorsi qualche anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, prima del Covid, la profezia: e sarai mio ospite. E sono entrato qui, in casa sua. A Casa Verdi sono entrato nel 2010. L'apertura di Casa Verdi si è estesa un po' in diverse branche, anche nel campo della musica leggera. Ci sono cantanti che hanno suonato e cantato a Sanremo anche. Siamo tutti un po' prime donne, naturalmente. Uno geloso della vita dell'altro e ciascuno vuole essere il migliore, ciascuno vuole essere il più bravo. Questo purtroppo penso che è una cosa che succede in tutte le comunità, non solo in Casa Verdi. Senza musicisti e cantanti, i capolavori di Giuseppe Verdi sarebbero rimasti pagine mute. In segno di gratitudine, il maestro, poco prima di morire, dedicò i proventi delle sue opere alla fondazione di una residenza per artisti a fine carriera. Casa Verdi, nel centro di Milano, è un'istituzione unica al mondo. Oltre ai 60 artisti anziani, sono ospitati anche 13 giovani talenti. La colonna sonora che si diffonde dalle sale e che scandisce le giornate abbraccia l'intera storia della musica. Siamo Marzio Mian e Nicola Scevola. Con il patrocinio di Fondazione Cariplo e il supporto delle fondazioni Umberto Micheli e Arvedi Bruschini, vi portiamo alla scoperta di Casa Verdi attraverso le storie straordinarie di chi ci vive. Un mondo a parte dove il maestro volle essere sepolto e che chiamò l'opera mia più bella.
Mi chiamo Claudio Giombi. Sono nato a Trieste nel lontano 1937. E ben presto scrissi una poesia dedicando la romanza La mia strada nel bosco, che c'è: vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? E la cantava il baritono Gino Becchi. E ascoltando questa romanza la dedicai a mio nonno, che fu il primo a instillarmi la passione per l'opera lirica. Era un semplice falegname e quindi non aveva questa grande cultura, però alla sera mi raccontava la trama di un'opera e io andavo a letto e poi la sognavo durante la notte. E così nacque questa mia passione. Poi, verso gli 8 anni, 9 anni, vidi la mia prima opera lirica ed era La Tosca. E La Tosca mi colpì talmente, questo personaggio con tutti questi avvenimenti che avvengono sulla scena, e quindi praticamente la facevo tutti i giorni e fui ospite allora all'ospedale con la scarlatina, perché si andava in quarantena con la scarlatina, e ricordo che all'ospedale volli fare La Tosca per tutti i degenti, per i dottori eccetera. E in giardino preparai il sipario e io con un lenzuolo facevo tutti i ruoli, tutti quelli che un bambino di 9 anni poteva ricordarsi. E sempre lava, ogni pennello sozzo, peggio del collai, d'uno scagnozzo. Signor Pitor, oh, di su, avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavaradossi. E questo è stato uno dei miei ruoli, e l'ho fatto anche con Karajan, questo ruolo, si immagini, il sagrestano. Ma il mio ruolo preferito naturalmente era Scarpia. Tosca e Bonfalco, certo quest'ora i miei segugi le due prede azzannano. Uman sul palco vedrà l'aurora, Angelotto e Belmario lascio pendere. E quindi volli fare questo spettacolo per i degenti e qualcuno venne in giardino a sentire. E naturalmente il pezzo forte era lei che si getta da Castel Sant'Angelo, cioè io che mi gettavo in un fossato che era dietro di me. E fui preso talmente dalla foga che dissi: Scarpia davanti a Dio! E pom, mi gettai giù e sentii un urlo. Ebbi il tempo di pensare: ma che successo ho avuto? E poi svenni e mi ritrovai con la gamba ingessata a letto. Ecco, questo fu il mio primo contatto con l'opera lirica. E più attimarro che ti, più resto al pianto a scendere il sacro monte Ardei. Ma c'è un fatto che mi diede il carburante che ci vuole per affrontare una carriera così difficile come questa. Ed era il fatto che io, mio padre, lavorava sulle navi per la Società Italia e sbarcò a New York nel 1943 e non si fece più vivo. E io naturalmente continuai a sognare tutta la mia infanzia alla figura di mio padre, mio padre, mio padre. Un giorno io voglio andare da mio padre e cantare al Metropolitan di New York. Questo è stato il sogno e la spinta che mi ha portato verso questo studio e verso questa professione. Ma, devo dire la verità, a 50 anni questo sogno si coronò. 50 anni il maestro Carlos Kleiber, il grande Kleiber, mi invitò a cantare il Metropolitan, la Bohème, i miei due ruoli, sia Benoît che Alcindoro, nella Bohème, accanto a Pavarotti, alla Freni. Le donne magre son grattacapi e spesso sopracapi e son piene di doglie. Per esempio, mia moglie! Ecco perché anche l'audizione con Karajan a Salisburgo è stata interessante.
cioè praticamente io cantavo il Don Giovanni a Praga e lì mi mandarono un telegramma dicendomi che il maestro Karajan mi aspettava a Salisburgo per un'audizione per il Benoit nella Bohème. Allora io, finite le recite, partii subito per Salisburgo. Arrivai nel teatro, lui stava già provando con la Freni, Pavarotti, e non aveva il Benoit, e ne aveva già visti 7-8 e mandati tutti a casa. E io mi ricordo che mi facevo subito andare sulla scena, e mi ricordo, finito, scesi in platea, e aspettai il responso, ho detto, boh, cosa succederà? E sentì a un certo momento una mano dietro la mia spalla e mi gira dietro di me, cara. Ah, maestro. Bene, lei sarà il mio Benoit. Mi dice, grazie, parlava così, no? Lui, lei sarà il mio Benoit. E io infatti rimasi Benoit per Karajan per tutte le sue edizioni successive di Bohème, anche quando la portò dopo 14 anni di assenza all'Opera di Vienna. E mi ricordo che per l'occasione l'impresario che mi chiamò mi disse: sapesse cos'è successo per lei? Cosa è successo? Il maestro, la direzione, quando le ha proposto il suo nome per il Benoit, dice: ma no, ma noi abbiamo Erich Kunz, maestro, non c'è bisogno di chiamare uno dall'Italia, no? E Karajan ha detto: volete che me ne vada via per altri 14 anni? Perché la stessa cosa era successa, perché non avevano voluto il suggeritore della Scala a Vienna, per la Lucia, quella Callas. E mi ricordo che Karajan se ne andò furibondo, e allora dopo è successa la stessa cosa con me. Io resto al pianto a sentire il sacro mondo. In primo tempo io 10 anni sono stato postale, perché a 17 anni sono andato a lavorare come fattorino telegrafico alle Poste di Trieste, quindi studiavo il canto con i proventi di questo sudatissimo lavoro. Poi io solitamente ero cercato per i ruoli di carattere, ruoli comici, perché sapevo far ridere. Sono stati tanti, ne ho fatti quasi 200 di ruoli. Un personaggio che ho rincorso tanti anni è stato Falstaff, ma quando potevo cantarlo ero troppo giovane. Poi la voce non mi dava più questa tranquillità per poter fare un ruolo così difficile, e quindi ho dovuto rinunciare a questo ruolo, di cui io oggi mi sento veramente un Sir John Falstaff nella vita. Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Un sogno che facevo da bambino, un sogno ricorrente, e sognavo una mano bianca che mi porgeva un oggetto che non riuscivo a identificare. Poi, verso i 12 anni, andando al cinema, vidi un film storico, Maria Antonietta, dove per la prima volta vidi un oggetto simile a quello dei miei sogni, ed era una tabacchiera del Settecento, ben precisa, con delle pietre, con un disegno, insomma. Dopo cominciai a studiare il canto e sentii un baritono cantare Le nozze di Figaro, l'aria Aprite un po' quegli occhi, che dice: aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son. Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche da fani, che fingono, mentono, amore, non senton, non senton pietà, non senton pietà, no, 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 no. Non senton pietà, no, 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 no. Il resto non li dico, già ognuno lo sa. Ecco, senti cantare questa romanza di Mozart dalle nozze di Figaro, e io la conoscevo, la sapevo a memoria, ma come facevo io a 12 anni, 13 anni, già a sapere un'aria? Boh. Quando cominciai a cantare il canto, con quest'aria vinsi il mio primo concorso di canto, e
fu invitato a cantare Mozart a Genova, Leporello, a Praga, Don Giovanni, a Ginevra, così fan tutte stranamente, Mozart. Anni dopo, quando fu invitato dal grande Herbert von Karajan a cantare a Salisburgo, città natale di Mozart, andai a visitare la casa di Mozart e lì, in una bacheca, c'era la tabacchiera che io sognavo da bambino, tale quale. Come molti miei colleghi, ebbi la mia crisi verso i 32 anni, perché andai da un dentista che mi curò un dente, la carie di un dente, con l'arsenico. E quindi praticamente persi tutta la mobilità laringea della parte sinistra e quindi non potevo più cantare. Allora, cosa si fa? Partì per l'India. In India visitai vari posti fino a che arrivai in un monastero tibetano dove mi accostai ad alcuni monaci e con loro andai a fare le preghiere mattutine e cominciai a fare dei suoni. Questi no? E lì capì due cose: la respirazione e la posizione del suono, cioè la cosiddetta maschera, diciamo noi in termine nostro, no? Che il suono deve essere sempre in una posizione squillante, non deve essere questa è la voce che oltrepassa l'orchestra, la barriera di suono che arriva al pubblico. Il viaggio in India significò per me ritrovare la vera impostazione vocale, cioè a rieducare il mio apparato vocale che era per metà paralizzato, però non ebbi più la possibilità di riprendere come prima la mia carriera di primo baritono, ma cominciai a fare dei ruoli secondari, specializzandomi in certi ruoli di carattere che pochi cantanti facevano. E quindi praticamente continuai a cantare con i grandi direttori ed ebbi la soddisfazione di essere nelle più grosse produzioni facendo questi ruoli secondari. Ecco, e quindi io posso dire, oggi ho 85 anni passati, che ho raggiunto tutti quegli obiettivi che sognavo da bambino e pertanto mi sento non un vecchio, mi sento un anziano felice di quello che ha fatto e di quello che è. C'è un altro sogno che feci qualche anno fa. Si trattava di un sogno dove io ero primo interprete e regista ed era il mio funerale. Allora io ho chiesto di essere cremato, le mie ceneri messe in una cassettina, spedite a mio figlio a Trieste e mio figlio affittava un'imbarcazione e il 22 giugno, che è solstizio d'estate e anche il mio compleanno, al tramonto sarebbe andato nel Golfo di Trieste, nel bellissimo Golfo di Trieste e sul secondo movimento della quinta sinfonia di Tchaikovsky che fa e lì sull'accordo di re maggiore avrebbe gettato e sparso le mie ceneri nel mare. Siamo Marzio Mian e Nicola Scevola. Con il patrocinio di Fondazione Cariplo, il supporto delle fondazioni Umberto Micheli e Arvedi Buschini, vi portiamo alla scoperta di Casa Verdi attraverso le storie straordinarie di chi ci vive. Un mondo a parte dove il maestro volle essere sepolto e che chiamò l'opera mia più bella. Forte.
Grazie Marzio Mian e Nicola Scevola. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini con Francesco Giuliattini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.